Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui finalmente di nuovo con Euro Truck Simulator 2 dopo un po' di pausa dovuta alla calura estiva e quindi nella registrazione con il volante è tutto un po' più faticoso. Quindi come detto in questo periodo siamo stati un pochino in pausa con i racing game, con il volante. Vi ho riportato qualche video di Assetto Corsa, adesso pian piano ripartiremo un po' con tutti i titoli. Tra qualche giorno andremo anche a bombissima con Formula 1, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Riprendiamo però con Euro Truck Simulator nell'attesa e prima di tutto abbiate pazienza adesso con questo restart perché non mi ricorderò assolutamente i tasti. C'è stato anche un aggiornamento di gioco, spero che le mod che avevamo messo funzionino un po' tutte quante. Erano qualche mod, vabbè, niente di così eccessivo, però si spera che non ci sia stato qualche, non ci sarà nessun bug. Ora andiamo a vedere un pochino le offerte di lavoro. Allora, lavoro autonomo, vediamo se c'è qualcosa qui nei paraggi. Noi siamo in Italia, siamo a Milano, ok. C'è qualcosa che parte da Milano e magari ce ne andiamo da qualche parte. Qua 22.000 addirittura, dove dobbiamo andare? Ah, ci facciamo un bel po', passiamo tutta la Svizzera, arriviamo quasi in Lussemburgo, che dite? Ci facciamo questa, prezzo per distanza, sì, dobbiamo farci anche un bel po' di chilometri. Va bene, facciamoci questa qui ragazzi, dai, un bel... Stai per impostare il lavoro con carico pesante, rivedi la configurazione corrente del camion per assicurarti che sia all'altezza del compito. Vabbè dai, non è proprio per i carichi pesanti, però in linea teorica ce la potremmo fare. Ma che ce frega, dai, andiamo. Va bene il nostro tir per il carico pesante. Allora, come funzionava qua? Accendiamo, aspetta che c'ho la marcia inserita. Ok, il tir è acceso, marce come stavamo messi, a posto. E andiamo, andiamo. Spero che l'audio sia tutto ok. È iniziato anche la pioggia. Qua andiamo bene, non dovrebbe esserci nessuno qui in strada. E togliamo la freccia. Aspettate che non mi ricordo il tergicristallo. Grande, così. Ok, allora un momento che... Aspetta, aspetta. Una marcia semaforo, io mi aumento un po' l'audio. Nel frattempo, se no... sento niente. Ok, in linea teorica, vabbè, voi è rimasto bene o male uguale, sono io che ho aumentato il mio audio in cuffia, però prima ho fatto una prova, bene o male ci dovrebbe stare. Adesso ci risistemiamo un pochino. Dobbiamo andare qui davanti a prendere il l'altro carico. Per il resto a livello di soldi siamo messi, dai, discretamente bene. Partiamo con 24.000 euro. Benzina non la dobbiamo fare, quindi in linea teorica possiamo tranquillamente farci il viaggetto qua. Sì, mi sembra di sì. Ok, aspetta. Anche perché qua la strada sarà lunga, quindi probabilmente uscirà un bel video lunghetto, meno che non vi taglierò qualche cosa. Allora, è un carico pesante, dovrebbe essere anche fragile. C'è una certa consegna standard. Vabbè, presumo quello sia il simboletto del fragile. Comunque accetto il caso. Sì, va bene, don't worry. Carica, carica. Sta lì sotto, ok. Allora, vediamo un pochino come piazzarci. Ok. Ce la facciamo a beccarlo senza andare a... la visuale esterna, non lo so perché di... ma noi sempre di notte facciamo queste manovre comunque. Ok, a posto. Aspetta, il pulsante 11 era questo? Ottimo. Fatemi vedere, è massiccio sto rimorchio, porca troia. Direi di sì, direi proprio di sì. Vabbè, ci proviamo, dai che ce la fa il nostro tir. C'abbiamo le luci accese, eh? Ti abbaglianti da panico anche. Oh, questi sono gli abbaglianti da panico, vabbè, forse eccessivo. Dobbiamo farci milioni di chilometri, 603 chilometri ci dobbiamo fare. Viene qualcuno? Sembra di no. Aspetta che qua dobbiamo prendere anche le curve un po' larghe perché... abbiamo un carico abbastanza pesante.
Tra l'altro il tempo 9 ore e 44, vabbè, sempre tutto relativo qui a livello di chilometri e tempistiche. Mettiamo la freccia e aspetta, mi metto la visuale un po' più in qua, se no un momento, adesso che drizza il carico. Ok, no, dai, così va bene. A posto, a posto, posto per modo di dire. Allora, come vi è mancato il nostro camionista psicopatico? Vabbè, ci stava, ci stava. Adesso, come detto, perché ragazzi, abbiate pazienza, però so che vi mancava tanto, mancava anche a me giocare con il volante, però sono riuscito a registrare qualcosina di assetto corsa in qualche giornata un po' più fresca. Poi registrare con il caldo è veramente, con il volante, con il caldo, risistemare tutto è abbastanza problematico. Poi, come detto, a breve uscirà anche Formula 1 lì. Occhio che qua mi sa che con sto carico, vabbè, siamo anche a velocità un po' troppo sostenute per questa zona, però va bene, viene nessuno? No, non viene nessuno, anche perché sono le, lì è mercoledì 21:41. Come stavamo? A marcia 14esima ce l'hanno, 12esima. Vabbè, ci accontentiamo della 12esima, calcolando che abbiamo un carico pesante di 100 km orari, ci possono anche stare. Poi tempo che prende un po' velocità, il nostro mitico tir che ci è mancato, dite la verità. Sta di fatto che comunque qua milioni di chilometri ce li dobbiamo fare, ma l'importante è prendere un po' di vantaggio, un po' di vantaggio, un po' di velocità soprattutto, e poi, come detto, eventualmente ogni tanto qualche taglietto lo faremo, eh. Dipende un po' quanto durerà il video. Allora, benzina no, stiamo a posto. Aspetta, qua mi sa che gli abbaglianti cattivi ci stanno, se no non vedo assolutamente niente. Qua siamo in Svizzera, ci sono bandiere a destra e a sinistra. E vabbè, dai, nonostante abbiamo un carico pesante, i 140 li riusciamo a fare. Aspetta, il problema è che in frenata abbiamo delle difficoltà. Aspetta, fatemi riprendere velocità poi con l'autobus. Ah, giovani, andate. State va a casa, no? Allora, attenzione a queste curve, che sembra facile, ma non lo è, perché abbiamo dietro un rimorchio che è molto ma molto pesante, quindi dobbiamo stare attentissimi. Attentissimi, già che stiamo a 130 non è proprio auspicabile, però, però ci sta, ci sta. In totale abbiamo fatto 2200 km con questo tir, che era il più economico che siamo riusciti a raccattare. La prima cosa che abbiamo fatto è stato montarci un motore di quelli prepotenti. Possiamo aumentare un po' sto tarci cristalli, che non vedo niente. Si sposta? Ma perché mi fanno perdere i giri motore qua, poi maledetto. Non conviene scalare, conviene scalare? Non lo so, non credo. Eh no. Vabbè, la velocità è questa. Quando andiamo ad inchiodare ci fa perdere troppo tempo. Maledetto. Adesso te ripiglio, te schiodo la macchina. Proprio lo spiritoso. Qui che siamo riccio riccio al guardrail. Se riusciamo a non far danni, sono buoni soldi quelli che ci dà questo viaggio, anche perché, come detto, i chilometri sono tanti. Il nostro camionista è psicopatico, quindi dobbiamo comunque fare attenzione. Ecco, qui c'è una zona dell'autostrada un po' più difficile da affrontare. Tè,
Attenzione, aspetta, non è successo quasi niente, dai, non è successo quasi niente. Per come ci eravamo messi su due ruote, che poi non sono due ruote perché comunque ne abbiamo sei da un lato e sei dall'altro, ci può stare, ci può stare. Poteva essere molto più pericolosa la situazione. Allora, fatemi vedere com'è che controllavo F5. F7 per vedere come me, no? Ma com'è 1% di danno no, che cazzo ho messo? Aspetta, panico. Ah, ok. 1% di danno, non lo so, secondo me non c'era il danno lì. Perché? Non ho superato i limiti, forse di pochino. Guarda qua, pure le deviazioni ci stanno, ma dimmi tu. Che mi fanno rallentare su sulla consegna. Vabbè. Piano piano. Qua dobbiamo recuperare sulla tabella di marcia. Vabbè che siamo già in anticipo abbondante, però più si arriva in anticipo meglio è. Spero, spero, tra parentesi, cosa che non credo possa accadere, perché sono ancora le 23, tra virgolette, lì. Dovremmo arrivare comunque all'alba. Non so se sarà sorto il sole, perché ogni volta ci dobbiamo fare il parcheggio in notturna. Ed è una gran rottura di coglioni. Qua sicuramente verranno le auto dall'altro lato. Per il momento non è passata nessuna, quindi noi siamo ottimisti. E superiamo in curva, in galleria, contromano. Non metto la dodicesima perché va bene tutto, ma fino a un certo punto. Quindi tiriamo la decima marcia, anche se siamo oltre il limitatore. Ok, adesso possiamo. Ho fatto anche un passaggio estremamente aggressivo qui. Eh no, è inutile che va a splashare. Attenzione, prova polis. Ok, ok, a posto. Quindi ci hanno ributtato direttamente qui senza deviazioni o altro per rientrare nelle nostre corsie. Va bene, va bene, va bene. C'è poco traffico, questa è una cosa positiva. Non so, non credo di essere. Siamo entrati in Francia. Ci dovrebbe stare tra Svizzera e Francia qualche. Se è questa che stiamo a 150. Cazzo. Vacca troia. Ma come 700 euro di multa? Solo perché stavo a 100 e passa. Vabbè, a sto punto ci godiamo i nostri 150 km/h. Anche se adesso conviene iniziare a rallentare, perché altrimenti. No. No, piano. Sti cazzo di camion comunque non c'hanno un assetto sportivo, Ma non è possibile che basta una curva presa a poco più di, non so quanto stavamo, 70-80 km/h, 90-100, non lo so. Comunque si poteva fare di più. Che non vadano a rimanere con appunto un assetto sportivo. Dobbiamo metterci qualche alettone, qualcosa di più aggressivo su questo tir, perché balla troppo, non regge la sportiveggianza. Danni non ne abbiamo fatti, credo, con questo. Il limite è 80, noi lo prendiamo un po'. No, vedete, è troppo. Allora, se andiamo a danni, no, preferisco prenderla di punta il guardrail, ragazzi, che perché almeno danneggiamo la motrice, non è sto cazzo. No, pure il rimorchio abbiamo danneggiato. Vaffanculo. Ma dai, ma non è possibile. Vedete come sia poco sportiveggiante questo. Non regge le curve. Non regge le curve. Come sempre, ragazzi, non giochiamo in modo sportiveggiante, perché sennò sapete che 1000 km, due coglioni, 80 km/h. Quindi occhio al palo là dietro. Ci abbiamo anche un rimorchio abbastanza massiccio, quindi teniamo d'occhio anche quello. Vai, vai.
Siamo, no, abbiamo fatto più di metà strada, eh. Tempisticamente non so il video come siamo messi, magari qualche taglietto l'avrò fatto qua e là. Oh, questo si sposta calcolando che noi dobbiamo uscire verso Strasburgo. Occhio che devo uscire qua a destra, eh. Fate pochi gli spiritosi, ho messo la freccia pure lui, mi sa. O no? No. Pensavo, pensavo. Faranno i nostri eroi ad arrivare sani e salvi. Vabbè, sani e salvi ormai già abbiamo. Qualche tamponatina l'abbiamo data, però, come detto, su 1000 km ci sta, quasi 1000 km. Ogni tanto su due ruote ci può stare. Cambio marcia, so che siamo al limitatore, ma qui è meglio non esagerare, visto che ci dobbiamo fare questo curvone. Anzi, lo facciamo in sesta, perché qua se ci impalliamo qua non ne usciamo più, ci ripartiamo direttamente. Ed è successo più e più volte, quindi sarebbe meglio evitare, se no ci dobbiamo far venire a caricare. Vai, vai, mancano solo 300 km. Ok, siamo all'uscita di Digione Parigi. Questo tratto di autostrada è andato tranquillamente, senza alcun problema, quindi. Anche perché non c'era nessuno, sono. È l'una di notte e il traffico è quello che è. Come detto, spero di arrivare quando ci sia almeno un pochino di luce, perché se no ogni volta dobbiamo parcheggiare in notturna, che è qualcosa di improbabile, soprattutto perché abbiamo dei gran fari qui nella parte frontale, ma quando dobbiamo fare retromarcia nelle zone di scarico è sempre buio totale e noi non abbiamo. Potevamo mettere dei fari tutto attorno al tir, ma non ce l'hanno fatti inserire, quindi tocca arrangiarsi. Qua un attimo una rallentatina di ottava ci va bene. Ok, inchiodata. Sì, che poi effettivamente, cioè, viaggiamo sempre di notte. Come cazzo è possibile? Sempre di notte qua. Ma più che altro perché poi non ci godiamo neanche il bel panorama di questi paesi. Adesso che ci siamo fatti Svizzera, Francia e quant'altro, non abbiamo visto una sega, che notte fonda. E il problema è anche che adesso c'ho sti due tir qua davanti e siamo su una statale praticamente, quindi o ce la facciamo con calma oppure di prepotenza e sportiveggianza superiamo, andiamo quindi contromano su una statale di notte. Non lo so se possa essere una cosa fattibilissima questa. Vabbè, almeno aspettiamo di superare questa curva. Qualcuno va a destra. Spero di togliere almeno un po' dai coglioni, dai. Cioè, ci stanno facendo delle zone contromano come se non ci fossero domani, eh. Guarda qua. Circolazione contromano. Ma chi è che mi ha denunciato quello dell'altro camion? Perché chi è che sta a controllare qua di notte circolazione contromano? Scusate. Parte 80 euro, era 80 euro, 80 euro sti cazzi. Mi sembra un po' bassina come multa per un tir che va contromano, però va bene, meglio così, calcolando che adesso ne riprenderemo un'altra di multa, magari dopo queste curve, non lo so. Vabbè, proviamo. Penso che in realtà il fatto della circolazione contromano sia dovuto dal tempo. Ok, tempo
noi rimaniamo proprio in quella corsia. Penso sia dato da qualche volante che ci becca, però. Va bene così, qua non me la sento onestamente di mettere la dodicesima perché queste zone sono molto pericolose. So che sono le 2 di notte, quindi possiamo fare un po' così le curve. Vabbè, qua la dodicesima ci sta. Va bene tutto, però, fino a un certo punto. Non vorrei esagerare perché preferisco metterci un paio di minuti di più che metterci un'ora di più perché poi ci schiantiamo male e dover riparare di troppo il nostro tir. Che già qualche piccola riparazione la dobbiamo fare, però. Che danno ci sta, magari è sempre da mettere in conto, visto che comunque non guidiamo il tir anche da diverso tempo e non mi ricordavo che in curva non reggesse benissimo. Mi aspettavo un maggior assetto. Aspetta, aspetta, aspetta. Better map. Ah no, ma dove cazzo devo andare? Qua non si capisce un cazzo. Cioè si capisce che ero un attimo preso dal ribaltamento del tir. Sì, c'è il pedale. Devo mettere un po' di olio a quel pedale che dell'acceleratore che fischia un pochino. Se sapevo facevo benzina sull'autostrada, che qua non so dove cazzo siamo. Siamo in Culonia e non c'è benzina. Vabbè, di notte i semafori non vanno e quindi andiamo noi. Qua siamo veramente nelle campagne francesi. Spiace che non si vede una sega, però. Mi dispiacerà ancor più quando non si vedrà una sega in fase di parcheggio. La cosa positiva dell'andare in notturna è che incontriamo poche auto. Probabilmente qua non ci passerà nessuno neanche di giorno, però. Bene così, occhio, scusi, ma lei ha il permesso? No, no. È meglio inchiodare i movimenti che con il feedback sento. Può sembrare che sto facendo randomicamente, invece no, perché con il feedback senti quando stai perdendo la parte posteriore e quindi sai che ti stai per incantare, quindi cerco di dare un colpetto e magari un'inchiodata così si riprende, cercando di non fare destra e sinistra così, se no andiamo a rimbalzo. Quindi quando si sente che si sta per ribaltare è meglio andare dritti, anche se c'è il muretto, ragazzi, almeno lo prendete con la parte frontale, perché se lo prendete di lato vi ribaltate, dovete chiamare i soccorsi, è un cazzo di casino. Quindi è meglio sbattere dritti contro un muretto che ribaltarsi, rimanere in mezzo alle campagne, dover chiamare l'assistenza che vi respawna in Culonia e quindi è molto più problematica quella situazione. Attenzione che qui abbiamo il. Ma fa anche da pesa questo? O è solo. No. Aspetta, piano. Qua sono soldi, mi sa. Ah no, non è vero, qua forse. Non si paga perché? Che? Non lo so. Perché non so dove siamo, ma. Spero ci sia un benzinaio. Ma se rimaniamo a secco, che succede? Oltre al fatto che non riusciamo a consegnare il carico. Ci abbiamo una tanica di scorta? Non pensavo di rimanere distante da. Vabbè, sì, tanto. Passo a quest'ora distante da benzinai per 500 e passa chilometri. Siamo partiti che avevamo il pieno, quindi ci facciamo anche un calcolo su quello che spendiamo con un viaggio del genere, che onestamente è stato anche un bel viaggetto, a dirla tutta. Veramente tanti chilometri. Allora, ci dovrebbe essere un benzina, questo cartello che ci dice c'è un benzinaio. Sembra
sembra solo una piazzola di sosta, maledizione. Guarda questo che inchioda gratis. Oh. E togli dai coglioni, dai, che sono due i caselli. Che cazzo è? Ah no, lui no, va quell'altro. Maledetto. Allora. Piano. Ah, si paga qua. Abbiamo fatto 200 metri, 14 euro di pedaggio praticamente. Oh. Se mi date anche un benzinaio, ben volentieri, se no paghiamo queste tasse autostradali per quale servizio, visto che queste strade sono tenute male perché abbiamo visto che il nostro tir si stava ribaltando più volte e questa è colpa dell'asfalto che non è un asfalto drenante. Quindi c'era qualche rimasuglio di pioggia. Che altro speriamo in un rimasuglio di benzina perché siamo veramente lì lì, eh. E siamo alla fine quasi arrivati. Oh. No, ma va, mettiamo la dodicesima che almeno ci andiamo a consegnare questo carico. Poi per il resto, ragazzi, come dicevo, nei prossimi giorni, ora vediamo un pochino tempisticamente, in attesa di Formula 1 2017, che attendo tantissimo perché ci spareremo una gran carrierona, oltre a magari altri video così, magari il primo ci diamo un'occhiata con una gara veloce, poi iniziamo la carriera, vediamo un pochino, perché ci saranno un bel po' di cose da fare e soprattutto... Ma in Formula 1 è un classico, lo so che sto finendo la benzina, ma c'è un... Oh, forse qui c'è, forse da Stepa, aspetta. Aspetta, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato. Fermi tutti! Fermi tutti! No, toglietevi dal cazzo qua dietro, eh. Aspetta, fa passare prima quello, non è un cazzo. Fai passare prima quello, dai. Dai, dai, che non è successo niente. Guarda qua che manovre. Aspetta, non ti preoccupare. Sta tutto calcolato. Ok. Olè, ce la facciamo? Non lo so, penso. Riccio riccio. Ok. Vabbè, era una manovra legalissima, eh. Non è che mi potevo fare i chilometri. Qua già non ci abbiamo la benzina, mi vado a fare pure i giri larghi. Scusate. Allora, rotonda dai la precedenza. La precedenza la dai al tir. Se suona, gliela dai di più. Allora, da ste parti qui ci dovrebbe stare un benzinaio, no? Si arriva di Amiz. E tra quelle icone non so se c'è un benzinaio. Poi vabbè, do un'occhiata. Intanto vado a scaricare sto baracchino. Le luci dell'alba si iniziano a vedere? No, sono solo i lampioni perché effettivamente sono le 4:47. Vabbè, le 5 ci sta. Lì c'è... Ah, lì possiamo riparare. Qui c'è qualcosa da addocchiare che lo andremo a fare dopo. Magari lo farò io. Quell'icona con il punto interrogativo. Sarà un rivenditore. E... No, mi sa che non c'è un cazzo di benzinaio. Possibile? Scusate, ma... Siete dei barboni. Vabbè. Sta di fatto che andiamo a parcheggiare. Aia, qua sarà mi sa complicato fare quello che facciamo sempre manuale, però ce lo facciamo perché. Ma come 90 punti esperti? Un milione di chilometri, tutto sto bordello, 90 punti solo? Affanculo. Vi ricordo che avevamo provato a mettere la mod per l'esperienza, però ci dava tanta esperienza facendo quello facile di parcheggio. Dove lo dobbiamo piazzare? Là? Puttana Eva. Ma posso girare qua dietro o rimango infrociato male?
seriamente incrociati male, vabbè. E mentre per quanto riguarda il parcheggio, questo edificio che facciamo noi comunque ci dava sempre pochi soldi, quindi. Allora, aspetta che qua dobbiamo provare a fare una cosa tecnico-tattica, perché facciamo direttamente così, ci rimettiamo dritti e se non tamponiamo quest'altro rimorchio ci se la potrebbe fare. Lo so, ci siamo un attimo incastonati con il nostro rimorchio, che è abbastanza pesante. Cerchiamo di metterci dritti possibili qua, meglio andare avanti e poi farsela con calma. Allora, così, guarda, possiamo anche fare una cosa del genere. Mazza, se è massiccio sto rimorchio comunque. Cioè, anche mettendo questa visuale non si vede dove finisce, quindi. Ok. Siamo? No, un po' più in qua in realtà, mi sa. No, che saltare le azioni di parcheggio, scusa, sono quelle che ci danno esperienza. Noi questo stiamo a fare quello che ci è più utile. Vabbè, più o meno ci siamo. No, 11 è questo. Credo. No, per terzo cristallo. Vabbè, non è precisissimo, ma fin dei conti è andata bene. Com'è sufficiente? Ma sei un figlio di troia. Quanto ci dà in totale? 4.000 per il danneggiamento, però ci dà in totale 17.000, che alla fine ci può anche stare. Ok, 17.000. E va bene ragazzi, allora a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Io magari poi qua provo a vedere se, vabbè, a parte sbaglio ogni volta tasto, provo a vedere se c'è qualche benzinaio qui nei paraggi, ma sembra proprio di no. Vabbè, dobbiamo andare qui a vedere cosa, dove cazzo sta un benzinaio. Ma scusate, ma chi abita qua si deve fare milioni di chilometri per il benzina. Questo qui è quello più vicino, ma comunque è una bella distanza. Vabbè, vedrò se riuscirò a recuperare un po' di gasolio, altrimenti ci attacchiamo. E noi ragazzi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con Euro Truck Simulator. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Queltalea.